Eccoci qua. Buongiorno Sì. Buongiorno a tutti. Ciao a Davide, so tutti, che vuoi buongiorno a fare un tutti. saluto iniziale. Ciao Roberto, buongiorno dottoressa Bruzzone, benvenuti a tutti. Oggi siamo qui, come vedete dal titolo, dal bannerino che passa sotto, come promesso da qualche tempo a questa parte, siamo qui per un evento di cui vado molto fiero e per il quale ringrazio tantissimo la dottoressa Bruzzone, perché oggi la dottoressa Bruzzone dedicherà il suo tempo a rispondere a quelle che sono state le domande legate al fenomeno del femminicidio che vi ho chiesto di porle, in accordo con lei preventivo ovviamente, vi ho chiesto di porle nel nostro gruppo. Ora, io le ho ovviamente non saranno tutte le domande, anche perché molte sono, ho dovuto condensarle perché molte sono Certo. ripetute. Di chi ha fatto le domande, perché alcune poi sono anche molto personali. Però sono molto contento, come vi dicevo, perché per il nostro gruppo è un blasone, in qualche modo, no? Avere la dottoressa Bruzzone che ci dedica del tempo per cercare di spiegarci quei fenomeni che noi siamo soliti analizzare a fronte dei casi, no? Succede un femminicidio, analizziamo il caso. In realtà vorremmo fare, e poi ve ne parleremo più avanti, qualche cosa di diverso. Quindi la cosa che volevo sottolineare è che questo è un gentile segno di apertura da parte della dottoressa Bruzzone nei confronti del nostro gruppo, di cui ragazzi lo sapete perché lo scrive, perché lo dice e perché la vedete. La dottoressa Bruzzone non è presente esattamente dappertutto, visto tutto quello che ha da fare, ma nel No, nostro no, gruppo infatti. No, vedete ma guarda, spesso. partecipo volentieri perché devo dire un gruppo davvero ben gestito, argomenti puntuali, sviluppati in maniera molto interessante, quindi è un gruppo che apprezzo molto, assolutamente. E io ti ringrazio di questo, ti ringrazio di questo. E partirei, se sei d'accordo, Vai. con le prime domande. La prima che ci pongono, e che è una domanda interessante, ti chiede se esiste una statistica che mostra come si posiziona il nostro paese, ovvero l'Italia, a livello di femminicidio. Allora, la domanda ci chiede, In a livello ambito europeo, europeo o in ambito mondiale? esattamente. Allora, la domanda ci chiede a livello europeo oppure del mondo. Il dubbio che è venuto a me è se per mondo inseriamo le teocrazie, andiamo a finire, ecco, andiamo a Siamo, ci finire vogliamo in fondo alla classifica, diciamo. e ci vogliamo in fondo alla classifica. Quindi io direi, parliamo di mondo dove, parliamo di mele con mele, ovvero di mondo dove la donna è considerata come donna. Ecco, mi Diciamo, sembra che ragioniamo su paesi più evoluti sotto il su profilo, diciamo, paesi più evoluti, ecco, non economia sulla direi non carta più evoluti. Allora, in in tutto ambito europeo, rispetto delle tradizioni del mio paese. guarda, la problematica è estremamente trasversale. Anche in Europa abbiamo, insomma, non siamo i primi in classifica. Questo non so se sia un dato rassicurante, ma certamente, insomma, abbiamo un numero di omicidi per base annua, in base anche chiaramente alla popolazione complessiva. Siamo insomma, intorno al quinto posto per quanto riguarda i paesi europei. Quindi le problematiche ci sono anche negli altri paesi. L'Inghilterra ha problematiche molto serie, la Germania ha problematiche molto serie, la Francia ha problematiche molto serie, la Spagna, che non a caso sta inasprendo in maniera molto, molto, diciamo, progressiva, ma seria, tutte le pene che riguardano il pianeta, diciamo, maltrattamento in famiglia, atti persecutori e naturalmente anche l'omicidio delle donne in quanto donne, quindi dei femminicidi. Quindi diciamo che nell'ambito europeo siamo più o meno intorno al quinto o sesto posto, con qualche piccola oscillazione su base annua. Questo non è che ci debba chiaramente rassicurare per quello che riguarda naturalmente gli stati che rendono disponibili dati in maniera affidabile. Ah, ok. Questa è una premessa da fare perché il monitoraggio sui casi di femminicidio anche nel nostro paese non è puntualissimo. Ci sono delle oscillazioni sul numero delle vittime di anno in anno a seconda dell'osservatorio che viene interpellato. La problematica è molto seria e questo ce lo dice anche la recente commissione parlamentare che è stata istituita sul femminicidio, che ha trovato non poche difficoltà nel predisporre degli elenchi affidabili per quanto riguardava in particolare gli ultimi 15 anni del nostro paese, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio, diciamo, prima della pubblicazione della ricerca. Quindi è un dato che posso darvi come stima, perché purtroppo non è un dato ad oggi consolidato a livello, diciamo, istituzionale. E anche in molti altri paesi, molti osservatori sono osservatori privati che forniscono queste informazioni, associazioni, Ok.
diciamo, blog che però chiaramente danno delle indicazioni che sono di massima sufficientemente affidabili, ma non precisissime. E anche il nostro paese purtroppo sul punto non è sempre precisissimo. Non c'è un osservatorio nazionale istituzionale su questo fenomeno e se ne comincia a parlare in maniera un po' più seria da una decina d'anni a questa parte. Per cui sono dati che al momento, ripeto, di massima ci restituiscono un quadro abbastanza affidabile, però il dato in sé per sé potrebbe essere suscettibile di qualche piccola variazione a seconda del tipo di osservatorio che lo rende disponibile. Ok, io aggancio... Poi andiamo a lavorare su altri paesi, chiaramente sudamericani fondamentalmente, ma anche legati al mondo, diciamo, arabo più estremista, più fondamentalista. È chiaro che i dati sono nettamente superiori ai nostri e soprattutto sono dati assolutamente coperti, perché sono paesi che difficilmente lasciano trapelare esattamente come sta messo il fenomeno a casa loro, perché è difficilissimo riuscire a entrare in quel tipo di dinamiche e soprattutto è difficilissimo tenere dati affidabili. Quindi è chiaro che se ragioniamo su paesi europei o nordamericani, i dati sono questi e sono sufficientemente affidabili. In altre parti del mondo il fenomeno è certamente molto più esteso, ma purtroppo è poco documentato. E credo anche, Roberta, poco paragonabile, nel senso che andremmo in paesi dove le leggi stesse, la tradizione stessa, non ha niente a che vedere con quello che è. Ovviamente il substrato culturale fa una differenza enorme, e anche da noi, diciamo che la maggior parte dei femminicidi, c'è un mio video sul mio canale YouTube, Roberta Bozzone, psicologa e criminologa, se qualcuno di voi è interessato a un viaggio nell'orrore degli stereotipi di genere, poi lo mettiamo nel link del post. È chiaro che la matrice culturale fa una netta differenza, ma noi non siamo messi benissimo. Se andate a vedervi questo video dove ci sono le ultime due ricerche proprio in ordine cronologico del 2019 sugli stereotipi di genere, sulla loro influenza sulla violenza sulle donne, vi renderete conto che anche noi non è che siamo messi molto bene. Cioè, chiaro, ci guardiamo indietro rispetto ad altri paesi perché ci sentiamo più evoluti, ma devo dirvi anche sulla base di recenti fatti di cronaca che tanto più evoluti mi pare di capire che non lo siamo. I recenti fatti, giusto per anche rendere attuale il nostro contributo, relativi ad esempio alla vicenda del figlio, insomma, del presidente La Russa, ci fa in qualche modo comprendere che abbiamo seri problemi. Una cosa è una ragazza con delle problematiche, da quanto è emerso, e probabilmente anche dedita all'uso di stupefacenti in maniera, diciamo, disregolata, altra cosa è approfittarsi di una persona che è in condizioni alterate. Il fatto che questa ragazza possa anche astrattamente essersi messa in condizioni alterate da sola non giustifica comunque mai, e mai lo farà, il fatto che qualcuno ne approfitti mascherandosi o nascondendosi dietro la, diciamo, giustificazione assai poco affidabile, assai poco credibile, di non essersi reso conto che dall'altra parte c'era una persona alterata. Vi assicuro che se c'è una persona che consuma stupefacenti, mischiandoli anche con alcol e addirittura con psicofarmaci, la condizione di alterazione, vi assicuro che è sufficientemente evidente per tutti, anche senza essere grandi esperti di questa materia. Quindi, come vedi, ma anche la ogni obiezione che emerge nel caso genovese, se non sbaglio, no? Certo, nel caso genovese, ripeto, di qualche tempo fa. Assolutamente, cioè un conto è una persona che genovese nella sua terrazza sentimento invitava ragazze, cioè faceva selezionare letteralmente ragazze molto giovani, maggiorenni per l'amor di Dio, ma appena maggiorenni, ma il requisito fondamentale al di là di quella che era la fisicità era proprio che queste ragazze dovessero già essere avvezze al consumo di stupefacenti. Quindi la problematica molto seria su cui mi concentrerei non è certo un mettere in dubbio quello che questa ragazza racconta. Il fatto che lei abbia usato stupefacenti e anche l'abbia usato in maniera volontaria comunque non cambia nulla nella questione, perché non è un problema di assunzione di droga, è un problema di consenso, e nel momento in cui un soggetto è alterato il consenso non può prestarlo. Quindi è bene che questo messaggio passi forte e chiaro, perché le eventuali condotte che possono essere discutibili, che possono essere anche rischiose, di assumere stupefacenti, chiaramente una condotta che io trovo assolutamente esecrabile per tutti, perché è una roba che fa malissimo anche per quelle cosiddette droghe leggere che non esistono, per dirvi qual è la mia posizione sul punto, ma un conto è una persona che assume stupefacenti, li mischia magari anche con psicofarmaci, alcol, quindi fa veramente un pasticcio, rischiando peraltro anche la vita, diciamolo chiaramente. Altro paio di maniche è qualcuno che si approfitta di questa condizione. Io non lo so se questo è lo scenario, perché ci sarà verosimilmente un processo che lo definirà, però mi pare corretto che proprio perché parliamo di femminicidio oggi passi un messaggio chiaro, cioè una cosa è una ragazza che può anche avere problematiche, che può anche essere avvezza all'uso di stupefacenti in maniera anche abbastanza rischiosa,
altro paio di maniche, qualcuno che ne approfitta. Le due cose non okay. possono essere utilizzate per annullarsi reciprocamente, ok? Quindi mi raccomando, perché anche qui c'è sempre un pezzettino della vittima al banco degli imputati, se mi consentite un po', no? Questo aspetto. Recentemente sì. ho fatto un contributo su Carol Maltesi, perché ho avuto modo di leggere la sentenza sul caso della giovane che è stata uccisa e depezzata da Davide Fontana, condannata a 30 anni, perché i giudici hanno ritenuto di non riconoscere tutta una serie di aggravanti importanti che invece la procura aveva contestato, che avrebbero portato una condanna all'ergastolo, perché secondo loro la giovane era disinibita, era stimolante, Fontana non poteva fare a meno di lei, e quindi questo in qualche modo ha fatto decadere la premeditazione, la crudeltà e chiaramente i motivi futili addietti che l'avrebbero portato dritto per dritto all'ergastolo. Quindi capite che abbiamo ancora un bel problema sotto questo profilo culturale in primis, e che non risparmia nessuno, neppure chi indossa una toga. Ok. Tornando alla domanda, alla prima domanda, c'era la seconda si lega, cioè rimanendo nel nostro paese ci chiedono perché si hanno puntato sul nostro paese, perché arriviamo da un cinquantennio, sessantennio, di, o forse da un secolo, di forte patriarcato. Ora, la domanda successiva che ti pongo è, nel nostro paese, a tuo avviso, la curva degli ultimi anni che ci porta da un secolo ad oggi del femminicidio è in crescita, è in diminuzione? Allora, i numeri sostanzialmente sono piuttosto stabili da circa 30 anni a questa parte. Diciamo che grosse variazioni numeriche su base annua possono esserci una decina di casi in più, una decina di casi in meno, ma è un'oscillazione che dal punto di vista statistico ha poco rilievo. Il dato più interessante è che a fronte di una diminuzione importante del numero di omicidi volontari su base annua nel nostro paese, che dagli anni 70-80 passa dalle oltre 1000 unità a oggi che siamo intorno ai 500 casi l'anno, il dato interessante qual è? Che a diminuire in maniera importante sono stati gli omicidi legati in qualche modo alla criminalità organizzata di varia estrazione, mentre sì. gli omicidi che riguardano la sfera relazionale, prevalentemente omicidi che riguardano donne, invece è rimasto un dato assolutamente stabile, diciamo numericamente un dato che non scende, quantomeno diciamo non aumenta forse in maniera così rilevante, ma certamente non diminuisce. E questo è il dato più importante, perché vuol dire che è un dato strutturale, non è un'emergenza, è qualcosa che evidentemente ci accompagna. Non passa giorno che la cronaca giudiziaria non ci restituisca, purtroppo, casi di questo tipo. Di ieri il caso di quest'uomo che, condannato a una pena sospesa, aveva addirittura anche aderito a uno di questi corsi previsti dalla riforma Cartabia, no? Per fare dei percorsi per potersi garantire poi una serie di possibilità in più anche dal punto di vista dell'esecuzione della pena, che in realtà aveva progettato l'omicidio della moglie e l'ha eseguito. Cioè, e apparentemente anche senza dare grosse avvisaglie che aveva questo tipo di animo e questo progetto. Quindi la problematica, ripeto, è attualissima. Ieri è stato condannato all'ergastolo Alessandro Maia per aver cercato di sterminare la famiglia. Altra problematica che comunque di fatto sono morte due donne, la moglie e la figlia. Il figlio si è salvato per miracolo, riportando peraltro danni importanti. Anche qui c'è una dimensione di malsana concezione di possesso, cioè per lui quella famiglia era sua, erano suoi oggetti, e siccome lui aveva ormai insomma la parte narcisistica era deflagrata in un delirio di rovina, doveva portare astrattamente tutti con sé, quantomeno questo era l'obiettivo. Quindi capisci bene che il dato è ancora molto alto nel nostro paese e continuerà ad esserlo a mio modo di vedere, perché gli strumenti normativi che abbiamo possono essere utili, e lo sono in tanti casi, nel bloccare, quantomeno arginare, i casi più eclatanti, ma attenzione, perché non possiamo pensare che la gestione o soprattutto la diminuzione di questo tipo di numeri possa passare attraverso il contrasto, perché abbiamo visto che non è così. Noi abbiamo pene molto severe. Nel 2018 è stata introdotta una nuova aggravante che prevede sostanzialmente l'ergastolo se uccidi una persona con cui hai avuto una relazione affettiva. Quindi, e non puoi neanche più accedere a riti alternativi, a riti premiali. Insomma, la nostra normativa è tra le più severe in Europa. Cioè, noi abbiamo condanne che difficilmente vengono in qualche modo riconosciute o, diciamo, comminate in altri paesi europei per quanto riguarda questi fatti. Evidentemente non è qualcosa che
possa cambiare. Ma non è un deterrente abbastanza. Ma no, ma io mi sono trovata tantissime volte a interrogare degli autori di femminicidio e anche davanti a situazioni in cui ne andava anche, diciamo, della loro valutazione psichiatrica o ne andava anche nella ricostruzione dei fatti che poteva essere più o meno favorevole, anche in quel frangente la maggior parte di queste persone non fa un passo indietro, è convinta di aver agito avendone ragione, perché questa donna aveva osato sfidarli, aveva osato lasciarli, aveva osato umiliarli pubblicamente. Questa è tutta roba che riguarda il patriarcato. Quindi la curva sostanzialmente è stabile, il problema è un problema molto serio e credo che l'unica strada percorribile per cambiare davvero qualcosa in maniera significativa sia prevenire, cioè lavorare sui modelli educativi, lavorare sui valori legati alla figura dell'uomo e della donna e al tipo di relazione che chiaramente deve essere improntata. La maggior parte di noi ha in testa quello che è il modello patriarcale. Ancora oggi, se vai a vedere le generazioni più recenti, io spesso faccio formazione nelle scuole, e alle domande di questo tipo, poste alle ragazze in particolare, 15-16 anni, quindi giovani donne, cosa faresti se il tuo fidanzato ti chiedesse di rimanere a casa mentre lui esce? Oppure come reagiresti se in qualche modo ti inibisse o ti impedisse di fare tutta una serie di attività o addirittura arrivasse a picchiarti? Beh, la risposta che purtroppo mi sento dare non è quella che spererei, ossia domanda a quel paese dritto per dritto, ma ma se lo fa vuol dire che ci tiene a me. E ancora il concetto di donna che ha bisogno di un uomo per poter vivere la propria vita. C'è ancora questo come messaggio, ed è un messaggio pericolosissimo, perché se non insegniamo alle ragazze a essere autonome, difficilmente potranno proteggersi da questo tipo di scenari a livello relazionale. Certamente. Hai citato poc'anzi il narcisista, ed è una figura che torna spesso tra coloro che commettono femminicidio, malevolo, psicologico frequente, insomma. Esatto, e una delle domande che ti fanno è proprio questa: siccome torna spessissimo, la domanda che ti pongono è: il narcisista, benevolo o manevolo, è sempre collegato al femminicidio? Cioè, quando avviene un femminicidio, ci troviamo l'assassino ha sempre comunque una componente narcisistica? Allora, diciamo che magari sempre diventa un concetto un po' complesso da applicare, ma molto spesso sì, nel senso che la maggior parte dei soggetti che commette questo tipo di omicidio magari non ha proprio un vero e proprio disturbo narcisistico, come ad esempio a mio modo di vedere ha Parolisi, come ad esempio a mio modo di vedere ha Impagnatiello, come ad esempio a mio modo di vedere ha Michele Buoninconti, insomma soggetti che hanno proprio una personalità narcisistica ben consolidata. Però dei tratti di narcisismo ci sono sostanzialmente sempre. Quindi soggetti che non tollerano la frustrazione di subire un'umiliazione, perché dal loro punto di vista essere lasciati è fondamentalmente motivo di vergogna. La vergogna è uno dei temi più, diciamo, incandescenti quando parliamo di narcisismo, perché il narcisista non è in grado di provare colpa, ma il vissuto di vergogna è esattamente quello che non riesce a tollerare. Cioè questo tipo di soggetti vive tutta la vita cercando di mantenere in piedi una recita, sperando che nessuno si accorga che dietro quella maschera c'è qualcuno che è decisamente diverso da quello che vuole mostrare di essere, no? Io faccio sempre il paragone del nano che gestisce un'armatura colossale, no? Questa narcisista è un po' così, è un io fragile, depauperato, disfunzionale, impaurito, rancoroso, invidioso, che cerca di far credere a tutti di avere invece un potere, in qualche modo un'importanza assolutamente sovradimensionata, ricorrendo a tutta una serie di meccanismi. E il suo terrore più grande è che qualcuno si accorga che sotto l'armatura non c'è il colosso che sembra, ma c'è qualcuno decisamente molto molto più contenuto, molto più inadeguato, molto più fragile, ok? E questo vale, diciamo, come principio di base. Anche nei covert, cioè in quelli, diciamo, passivo-aggressivi, la grandiosità c'è. Non la dimostrano apertamente come nell'altro caso, quelli che sono più marcatamente legati al sé grandioso e lo manifestano, perché quello covert ha paura di fallire, molto più di quell'altro che è quasi impermeabile al fallimento, è talmente assorbito da un delirio mitomanico che anche se gli altri si accorgono che è fuori di testa, questo qui, il covert, è talmente ormai assorbito da se stesso che neanche si accorge di avere un certo tipo di situazione, mentre in realtà diciamo quello che invece è più coperto, più nascosto, lavora più sotto, no? Triangola più in maniera, diciamo,
importante, in realtà quel tipo di soggetto, anche lì c'è la grandiosità, c'è il desiderio di essere considerato, stimato, adulato, insomma, no? Ma c'è la paura del fallimento che li blocca. Ecco, sono entrambe le categorie ad essere pericolose sotto il profilo narcisistico nell'ambito del femminicidio. Se li troviamo, li troviamo sempre con questi tratti, almeno immaturità, incapacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, una diciamo un io fragile, incapace di proiettarsi oltre chiaramente la problematica che sta vivendo e naturalmente anche la propensione a manipolare. Questi tratti sono praticamente costanti. Ok. Adesso ti porto l'esperienza di una nostra iscritta che io ringrazio per averla voluta condividere con noi. Mio marito da piccolo non è mai stato maltrattato, figuriamoci abusato. Ha usato violenza verso di me e verso mio figlio innumerevoli volte e due volte ha tentato di uccidermi. Poi, tra parentesi, ci dice: ho denunciato infinite volte, ma non è servito a nulla, ma vuole tornare alla domanda e ci chiede: ma come può essere che un bambino prima, un ragazzo poi, un uomo poi, normalissimi, si tramutino in un simile mostro? No, normalissimi non lo erano neanche prima, mi dispiace, insomma, semplicemente erano stati molto abili a tenere celata questa parte, non è qualcosa che compare misteriosamente a un certo punto perché non hai digerito la peperonata la sera prima, ok? C'è una struttura personologica che finché rimane sotto compenso, perché magari non è gravissimo il quadro, bene o male riesce a gestire le relazioni e non far emergere questa componente. Quando si presenta qualche problematica che va a punzecchiare la parte più fragile, la parte più degradata, quella che effettivamente il soggetto non riesce a gestire, prevalentemente si tratta di essere abbandonati o quantomeno percepire di essere abbandonati o l'aver percepito un tradimento o comunque di sospettare un tradimento o diciamo la possibilità di non essere valutati o considerati nella misura in cui loro desiderano, bramano esserlo, ecco, in quel caso invece quella parte emerge, ma non è che improvvisamente, è semplicemente una persona che è riuscita a recitare bene la sua parte fino a che non ha retto più. Quindi in nessun caso una persona normale, tra virgolette, come dicevi. Guarda, può succedere nei casi in cui, ad esempio, abbiamo un soggetto che ha una malattia che va a inficiare la corteccia prefrontale, che ne so, un tumore, oppure ha avuto un trauma cranico importante che va a intaccare la struttura, perché quella è una componente che può effettivamente, è un po' il nostro filtro, no? Cioè la maggior parte di noi nella vita quotidiana ha tanti pensieri, incontra una persona e non cioè quasi mai gli dice esattamente quello che pensa, no? Perché abbiamo questa corteccia che ci fa da filtro e ci permette di stare al mondo con gli altri, altrimenti senza quel filtro probabilmente la nostra specie sarebbe già estinta da parecchio tempo. Quella che ci consente di gestire la frustrazione, contenere la rabbia, rifugiarci anche in fantasie che in quel momento ci aiutano a contenere l'angoscia, quindi è fondamentale. Allora, se qualcuno ha o un'intossicazione grave che va proprio a completamente far saltare questo filtro, diciamo, neurologico, oppure ha avuto una problematica di salute o un trauma, è possibile osservare un cambio di personalità perché quella componente di controllo non c'è più, quindi quella parte che c'era prima è più disregolata, tende a manifestarsi in maniera più evidente. Ma se non ci sono queste condizioni, anche lì, attenzione, chi assume cocaina o assume alcol, non è che diventa cattivo perché si fa o perché beve. Quella dimensione ce l'ha, semplicemente quando ha la corteccia prefrontale non intossicata dalle sostanze la gestisce meglio. Non è qualcosa, non è molte donne maltrattate, ma lo fa solo quando beve o lo fa solo quando si fa di coca. Attenzione, non è così. Sono lucidi, rimangono lucidi, quella componente c'è, semplicemente usano quell'alibi per farvi credere che quando non si fanno sono persone normalissime. Non è così, quella componente c'è, ok? Quindi attenzione, perché un cambio così radicale di personalità o ha una base neurofisiologica organica oppure semplicemente prima vi ha preso in giro e alla fine ha gettato la maschera. Ok. Ci chiedono, questo è molto interessante, sono curioso della tua risposta. Dottoressa Bruzzone, a suo avviso potrebbe essere utile inserire nelle scuole elementari delle lezioni di gestione e riconoscimento delle proprie emozioni, così da dare modo ai bambini di prendere da subito contatto con la propria personalità? Oppure sarebbe troppo presto perché questi possano capirla? No, guarda, prima è, meglio è. Il problema grosso è che questo lavoro, cioè di
riconoscimento e contenimento soprattutto delle emozioni negative, rabbia, frustrazione in primis e anche paura, andrebbe fatto in famiglia, cioè astrattamente sta roba non si dovrebbe imparare a scuola. È qualcosa che un genitore degno di tale nome dovrebbe essere in grado di insegnare a un figlio, contenendolo quando c'è da contenerlo e sostenendolo quando c'è da sostenerlo. Quindi riconoscendo, aiutando il bambino a riconoscere l'emozione negativa, contenere la reazione che può anche essere abbastanza, diciamo così, pirotecnica, passatemi il termine, ma nel contempo poi portarlo a elaborare quell'emozione negativa e a sviluppare strumenti poi in futuro per contenerla meglio. Non è qualcosa che occorrerebbe imparare a scuola. Il problema grosso che abbiamo, e ve lo dico senza mezzi termini, abbiamo ormai 2 o 3 generazioni di genitori che questo lavoro non lo sanno fare. Non lo sanno fare. Molti di questi genitori trattano i figli come se fossero sostanzialmente delle creature uniche e insuperabili. Li convincono che se non sono perfetti non possono essere amati. Se falliscono non possono essere amati, li trasformano in narcisisti o quantomeno in squilibrati. Perché questo passaggio di fargli riconoscere l'emozione negativa, metterlo davanti anche al fallimento e insegnargli che un fallimento è superabile, si può superare, ci si può rialzare, non è nulla di catastrofico. Quindi insegnargli a fare in qualche modo a stare al mondo. Cioè l'autostima, ragazzi, non è mi è sempre andato tutto bene, quindi sono figo, forte e va bene così. L'autostima è quando sbaglio, quando qualcosa va male, quando fallisco, sono in grado di rimettermi in piedi. Mi riconosco un valore e mi riconosco la capacità di stare al mondo in maniera funzionale. Questa è autostima. Il credere di essere superiore agli altri è patologia, non è autostima. Quindi mi sembra di capire che stai dicendo che piuttosto che la scuola ai bambini serve la scuola ai genitori. Guarda, secondo me sì, è un po' questo il messaggio. Secondo me servirebbe secondo me un aiuto molto serio a maggior parte dei genitori a capire come educare e accudire e far sentire solidi i propri figli. E questo è sicuramente un percorso complesso, ma oggi noi siamo circondati e i dati sulla salute mentale anche in fase adolescenziale non ci consentono di essere ottimisti sul punto. Siamo circondati da soggetti veramente problematici, con problematiche d'ansia, depressione, l'autolesionismo esploso, le problematiche di dipendenze comportamentali sono esplose, genitori sempre più in difficoltà, però il problema è, ma prima che si arrivasse a questo, che tipo di genitore sei stato? La vera domanda è questa. Certo. Perché quel risultato lì non arriva dal nulla. Non è che tuo figlio è fallato e quindi lo porti dal terapeuta o nello psichiatra infantile, aggiustalo. Non funziona così. Ok? Ok. Questa è una domanda un po' particolare, ma credo che la risposta più o meno me l'aspetto. Molti femminicidi sono classificati, almeno, molti allontanamenti volontari finiscono con una dichiarazione di morte presunta. A tuo avviso questi possono essere classificati come femminicidi? Allora, ripeto la domanda. Sì. Molte scomparse finiscono a distanza di 10 anni, come sappiamo, con la dichiarazione di morte presunta. Certo. Ok. Questi possono essere classificati come femminicidi? A mio modo di vedere sì. Il problema no, mi rispondevo da solo, non avremo la condanna di una persona. Allora, il problema è questo. Allora, noi abbiamo avuto diversi casi, mi sono occupata in prima persona come consulente tecnico, diversi casi che si sono conclusi con condanne in assenza del corpo. Guerina Piscaglia, la signora Benetti, Elena Ceste, Marina di Modica, Ragusa, Marina di Modica. Quanti ce n'è? Cioè, voglio dire, tanti. No? Ora l'orientamento giurisprudenziale non è più nessun corpo, nessuna condanna. Ci sono tutta una serie di elementi, chiaramente di matrice indiziaria, che possono essere utilizzati. Ora io mi sto occupando per una dei parenti del caso di Giovina Mariano, quella signora scomparsa ormai da quasi 6 anni, misteriosamente, ti dico, guarda, gli elementi che abbiamo esaminato, a mio modo di vedere, consentono di escludere tutte le piste alternative all'omicidio. Ok. Chiaramente un omicidio, quindi a domanda precisa ti rispondo precisamente, non tutti probabilmente, ma la maggior parte sì, a mio modo di vedere. Ok, altra domanda, gli esperti del settore hanno capito che l'informazione nega
e omette tutta una serie di motivi sociali per cui spesso ci sono omicidi maturati semplicemente perché non c'è una via di uscita alla povertà, per un gesto che magari hai subito per motivi superficiali. Allora, il concetto che qui viene espresso è spesso noi diciamo all'uomo: ma tu, ma perché ammazzi tua moglie? Divorzia. Ma le condizioni economiche in cui va a trovarsi lo mettono in estrema difficoltà. Allora, sicuramente la componente economica ha un suo peso. Parolisi, per dirti, noi abbiamo sempre avuto questa idea, insomma, nel team della famiglia, che in realtà il vero movente alla base non fosse la relazione con la Perrone, perché obiettivamente, insomma, il signore in questione aveva una compulsione al tradimento, quindi difficilmente si sarebbe fermato alla signora, all'amante di quel periodo. Ma il problema era che Melania non lavorava, c'era una bambina di 18 mesi, e quindi lui, separandosi, avrebbe dovuto pagare come un banco, fondamentalmente, Melania. Quando la amante lo minaccia con migliaia di messaggi che se non si presenta al giorno di Pasquetta a conoscere i suoi, insomma, i genitori di lei in Costiera Amalfitana, e gli dice che è tondo: guarda che se non vieni, stavolta sono io che vado da tua moglie e gli racconto tutto. Ok? E Melania già lo sapeva di un precedente tradimento con questa ragazza, e lui gli aveva giurato e spergiurato l'anno prima che tutto era finito. Quindi, verosimilmente, nel momento in cui lui avesse non fosse andato chiaramente da Ludovica, perché non aveva sostanzialmente nessuna realistica intenzione, perché doveva rimanere con i genitori chiaramente suoi di Melania, le vacanze di Pasqua. Quindi qual era il problema principale? Che a quel punto quell'altra, che era ormai decisa a raccontare a Melania la verità, sarebbe sicuramente andata a farlo, e questo avrebbe portato Melania certamente a questo punto a non perdonarlo più e a separarsi. E lui è questo che non vuole. Ecco perché elimina Melania. A nostro modo di vedere, lo so, la sentenza di condanna non ha previsto in qualche modo la premeditazione, noi ci siamo battuti per dimostrarla in tutti i modi. Io personalmente continuo a ritenere che in realtà non sia stato un dolo d'impeto, ma una precisa strategia, anche abbastanza, considerata la situazione, anche abbastanza, diciamo, complessa per certi aspetti. Quindi lui la porta alle casermette al pianoro, Melania non ci arriverà mai. Dove lui dice che poi è scomparsa, certo. Non ci arriverà mai quel giorno, no? Quindi l'aspetto economico certamente ha un suo rilievo, in alcuni casi ha certamente un rilievo, ma non è questa la motivazione principale. Può essere una componente, sono d'accordo, assolutamente plausibile, ma nella stragrande maggioranza dei casi la molla che fa scattare il proposito omicidiario, e purtroppo porta il soggetto a eseguire quel proposito, è proprio l'essere stato umiliato pubblicamente, perché lo stereotipo patriarcale vuole che un uomo controlli la sua donna in tutto e per tutto, e che una donna non possa sottrarsi alle richieste, tantomeno alla decisione di un uomo di averla con sé, e quindi l'idea di subire in qualche modo questa onta insuperabile porta questi soggetti, ripeto, che hanno problematiche narcisistiche molto serie, ma sono assolutamente alimentati da questi valori tossici assolutamente patriarcali, a decidere che quella donna vada punita per questo motivo. Poi che alcuni abbiano anche una componente economica, sì, ma non mi risultano casi di un soggetto che uccide la moglie perché non vuole pagare gli alimenti soltanto, cioè non ci sono casi, sì, di questo. Cioè, entriamo nel caso di femminicidi, ma non per forza con post fatti da uomini per momenti economici, ma ne parleremo dopo, no? Il famoso calderone femminicidio, dove adesso c'è un po' di tutto e dove metteremo un po' di ordine. Diciamo, quando il movente è prettamente economico, farei un po' di attenzione a inserirlo, esatto, nel contesto che stiamo trattando adesso, che invece attinge a problematiche relazionali e a valori di tipo patriarcale. Esattamente, poi parleremo anche di questo. Ci chiedono: mi è difficile capire cosa porta una donna a stare insieme ad un uomo che le usa ogni tipo di violenza, al di là, l'abbiamo appena detto, dell'eventuale lato economico. Mi saprebbe dire quali sono a livello psicologico i fenomeni che tengono la donna bloccata in questa relazione? Allora, ci sono diversi scenari da considerare, andiamo su quello principale, quello più diffuso. Prima di arrivare al maltrattamento, quindi a queste manifestazioni concrete, insomma, botte, insulti, vessazioni, limitazioni, chi ne ha più ne metta, violenze sessuali, chi ne ha più ne metta, c'è un percorso di manipolazione che porta la donna
progressivamente, intanto a dipendere da quel legame, e non parlo di dipendenza genericamente, è assimilabile alla dipendenza che si ha da una sostanza stupefacente come l'eroina. Cioè, prima di arrivare alla violenza, il maltrattante è il principe azzurro. Quindi all'inizio la donna si convince di aver conosciuto una persona meravigliosa, proprio la risposta a tutte le sue preghiere, e si convince che quella persona esista davvero. Quando la maschera cade e comincia invece a manifestarsi chi c'è veramente dietro la maschera, ormai a quel punto la donna è agganciata a un legame che crede esistere con una persona che in realtà non è mai esistita, ma che nella mente di questa donna è la risposta a tutte le sue meravigliose aspettative. Che succede? Che questo tipo di donna progressivamente viene aggredita su tutti gli aspetti più, diciamo, importanti della sua personalità, viene portata progressivamente a credere di non valere niente senza quell'uomo e che nessun altro mai più la vorrà. Quindi si va a lavorare su quelle che sono delle paure che la maggior parte delle donne hanno, anche quelle apparentemente più strutturate, cioè di rimanere da sole e di rimanere fuori dal circuito sociale, perché ancora adesso fondamentalmente c'è ancora questa lettura che senza un uomo a fianco è una donna incompleta, fondamentalmente. Quindi si va a lavorare su questi aspetti, il manipolatore lo sa, la distrugge dall'interno, la sgretola dal punto di vista anche della considerazione che lei ha di se stessa, e poi a quel punto, quando ce l'ha completamente in pugno e fondamentalmente ha ben capito che questa donna è disposta a tollerare qualunque tipo di umiliazione pur di non perdere legame col soggetto, a quel punto comincia la violenza reale, concreta, fisica, quella dei libidi. Mi fai venire in mente un caso in particolare, quello di Arianna Flagello. Arianna Flagello addirittura si uccide per sottrarsi all'ennesima aggressione di questo soggetto. Quindi capite bene che lì è più è un lavoro che avviene prima della violenza fisica. C'è una larga parte di violenza psicologica, molto più subdola, quella che non lascia segni evidenti, ma quella che porta a questo tipo di donne a convincersi progressivamente A, di non valere niente, B, che senza quest'uomo, per quanto sia maltrattante, non possano vivere, e soprattutto si convincono che se lui non è più il meraviglioso principe dell'inizio, è per colpa loro. E questo le trattiene all'interno di quella relazione. Cominciano a pensare con la mente del maltrattante, addirittura usano le stesse parole, si chiama effrazione, allora, la conosciamo bene, e poi non riescono più a difendersi da questo. Quindi sono addirittura alcune sono convinte di non meritare neanche di essere aiutate. Dimmi. Okay. Scusami, ma perché c'è la linea che vai via, intanto ti blocchi per quello... un altro tema che è emerso nelle domande è molto interessante, quello che io ribattezzerei femminicidio indiretto. Mi riferisco a un fenomeno, allora sappiate che io ho avuto questa idea da questo libro che è Favole da Incubo di Roberta Bruzzone, e questo sarà, poi ne riparleremo, il nome del lavoro che faremo insieme, un libro dedicato al femminicidio, dove viene trattato proprio un caso in particolare che mi ha colpito, che è quello di Erika Patti. Erika Patti, che è una sopravvissuta, ma è una sopravvissuta in quanto, sì, in qualche modo, in quanto, così come è successo nel caso Brigida, ricorderete, Tullio Brigida, non viene assassinata, quindi non siamo di fronte a un femminicidio diretto, ma a un femminicidio indiretto, ovvero il partner, per punire la compagna e per dare l'ergastolo alla compagna, perché di questo parliamo, uccide i figli. Ora, cosa differenzia il femminicida, lasciami dire, standard, da questo tipo di attore? Guarda, questo tipo di soggetto è anche più pericoloso e distruttivo del femminicida, diciamo, tra virgolette, di altro tipo. Perché qui il problema non è soltanto uccidere, ma è punire. Questi uomini vogliono uccidere emotivamente queste donne, ma lasciandole in vita, cioè facendo in modo che soffrano per il più lungo tempo possibile. Quello che fece anche Shep, no? Con le due gemelline, sostanzialmente, certo. Che certamente ha ucciso, ma non ne consente il ritrovamento, si è organizzato, perché era un narcisista gravissimo, con tratti ossessivi e paranoidei, un quadro veramente patologico gravissimo, si è organizzato in maniera lucida per evitare che i corpi delle due bambine venissero ritrovati, e lui si è suicidato, come ricorderete, lanciandosi contro il treno, in un'auto a Cerignola. Ecco. È proprio una sorta di
non è soltanto, è proprio uno stalking post mortem, cioè in questo caso di Shep o in questo caso di Erika Patti, io ti tolgo il quanto di più caro è al mondo, ti lascio in vita e ti lascio in vita proprio perché di quella perdita non potrai mai fartene una ragione. E quindi ho trasformato la tua vita in una enorme scia di sofferenza e di angoscia, una prigione psicologica da cui non potrai mai più uscire, e questo è l'elemento che mi gratifica, cioè l'essere riuscito a farti male nella maniera peggiore possibile lasciandoti in vita. Questo è proprio un presupposto psicologico un pochino diverso rispetto a quello del femminicida. Cioè non ti punisco uccidendoti, ma ti punisco sottraendoti quanto hai di più caro e trascinandoti con me in questo baratro d'angoscia in cui hai gettato me perché mi hai lasciato. Quindi io voglio che tu sperimenti la stessa angoscia che sto sperimentando io. E sono disposta a sacrificare i miei figli perché tu possa pagarne le conseguenze fino all'ultimo giorno della tua vita. Secondo te definirlo un tipo diverso che presuppone una personalità ancora per certi versi ancora peggiore. E secondo te definirlo femminicidio indiretto ha un senso? Fondamentalmente qui, insomma, io più che di un femminicidio indiretto parlerei proprio di una, a parte insomma un filicidio, ma parlerei proprio di una forma di persecuzione, cioè l'omicidio è finalizzato una forma di stalking estremo praticato proprio in maniera lucida, proprio per gettare la vittima in una condizione da cui non potrà mai più sottrarsi. Quindi è una persecuzione più che un omicidio per certi versi. Ok. Allora, ci chiedono poi, andiamo verso la chiusura delle domande, meno noti, meno citati, in parte, perché poi almeno a livello percentuale se ne parla spesso, sono i casi in cui ad essere abusati all'interno delle relazioni tossiche sono gli uomini. La domanda che ti pongono è: a livello psicologico e criminologico si generano gli stessi meccanismi che si generano quando la vittima è la donna? No, assolutamente no. I meccanismi sono diversi e quando ci sono le parti invertite, per intenderci, quando la carnefice, l'aguzzina è una donna, quasi sempre è un soggetto con problematiche psichiatriche afferenti al cluster B, disturbo narcisistico e disturbo borderline. Difficilmente una donna che non ha questo tipo di problematiche arriva a mettere in campo questo tipo di condizioni. Ma non è una cosa che attinge a livello, diciamo, patriarcale. Insomma, sono problematiche proprio di matrice relazionale, di chiaro tenore psicopatologico. Sono proprio due mondi diversi, ecco, insomma. Non da sottovalutare, io ho diversi casi di donne che hanno agito condotte persecutorie, anche omicidiarie molto serie, per cui non è una cosa che io sottovaluto. Okay. Però in questo caso non è la dimensione patriarcale, quindi diciamo culturale a intervenire, ma è una parte proprio che attinge alla personalità profondamente disturbata di queste donne. E di solito il quadro è narcisistico o borderline, okay, con componenti però c'è qualche spontanea. Ok. Io ho pieno campo qui, ti sento e ti vedo bene. C'è qualche problema sulla linea, quindi facciamo... Ho fatto... Anch'io sono... Ah, mi vedi bene, benissimo. Okay. Allora, Roberta, io direi che come domande ti ringrazio, abbiamo esaurito quelle che sono arrivate da... E devo dire, ne avevamo parlato io e te qualche giorno fa, no? In realtà sono domande abbastanza, come dire, che ci hanno dato da fare, quindi molto pertinenti. Di questo siamo contenti. Ecco, volevamo... da questo c'è nata un'idea. Qual è l'idea? Oggi il femminicidio è diventato, diciamo, un calderone all'interno del quale c'è di tutto, no? C'è quello che abbiamo trattato oggi, ovvero quello che emerge da una relazione tossica, ma ce ne sono molti altri, molte altre casistiche, quelli di cui abbiamo accennato come movente economico, quelle che scaturiscono dalle attività dei serial killer, quelli in cui ci sono dinamiche familiari, Avetrana, Carlo Lissi, Chris Watts per andare all'estero, abbiamo parlato appunto dei Brigida, insomma, femminicidi fatti da altre donne. Oggi non li abbiamo visti, però ci sono femminicidi compiuti da altre donne. Questo per dire che cosa? Ah, poi ci sono femminicidi
per ora non riconducibile ad un movente, no? Abbiamo avuto la soluzione del marito di Gianna Del Gaudio. Oggi Gianna Del Gaudio, così come Daniela De Marchi, sono donne uccise come Eleonora Scroppo, ricorderete, per chi la ricorderà, ma ne parleremo poi quando sarà il momento. Allora, l'idea qual è? Quella, con la disponibilità di Roberta, di andare a fare nelle prossime settimane delle dirette in cui faremo il contrario, cioè non partiremo dai casi per analizzarli, ma partiremo proprio da queste tipologie di eventi, ovvero di femminicidi, non più solo da relazione tossica, ma dalle varie tipologie che ho appena citato, e insieme ci faremo aiutare da Roberta per riuscire a interpretarli con due scopi. Uno, quello di ridare un perimetro chiaro, un po' più preciso, insomma, esatto, un po' più preciso a quello che è il femminicidio in relazione tossica, nonché però andare anche a capire tutti gli altri casi che noi abbiamo identificato. Non ho citato, per esempio, le persone anziane, vi ricorderete, certo, no? Vi ricorderete i casi di Ezzedine Sebai, no? Quell'uomo che in, certo, Puglia uccise un sacco di persone anziane. Sono femminicidi, ma non possiamo ricondurli a tutti. No, lì c'era una componente, se non ricordo male il caso, c'era proprio una componente sessuale, anche proprio parafilica, abbastanza importante, insomma, alla base. Sì, poi abbiamo anche i casi, insomma, esatto. Esattamente, sì, esattamente, un serial killer. Dopo abbiamo i casi di Data Fipami o Francesca Vianello, poi abbiamo quella, non mi ricordo come si chiama, quella delle mani, insomma, quella di quel, sì, famoso personaggio, orribile. Insomma, quello che vorremmo fare, Piccolomo, ecco, di Piccolomo. Quello che vorremmo fare con Roberta, sono delle dirette sulla sua pagina, Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa, poi che condivide pagina Facebook e YouTube, certo, che condivideremo poi anche nel nostro gruppo, dove di volta in volta, non sappiamo oggi quante puntate faremo, dipenderà dai casi. Sì, vediamo quali riteniamo interessanti da affrontare, insomma, comunque diverse puntate, esatto, le faremo sicuramente, insomma. Esattamente. Voi, noi, come e date a ridosso, insomma, di quando le fisseremo. Non solo, e questo ci tengo io in particolare, ho voluto che questa serie si chiamasse proprio Favole da incubo, perché trovo che il titolo del libro, oltre al libro che consiglio a tutti, a parte la faticaccia, Roberta lo sa perché ne abbiamo riso molto, che ho fatto per trovarlo, perché è un libro che è andato a ruba e non riuscivo a trovarlo in formato cartaceo, mi piace a me, ma adesso c'è, è disponibile, sì, lo trovate su tutti gli e-commerce, ma credo che, sì, ora c'è, credo che il titolo, proprio Favole da incubo, renda bene l'idea di quello che vorremmo andare a raccontare. Quindi, ma questo è, io ringrazio, cioè, Roberta Bruzzone. Insegneremo a riconoscere un po' anche l'inizio delle storie che poi si trasformano in incubi, no? Perché bisogna imparare a riconoscerli precocemente, questo tipo di soggetti, prima di arrivare all'incubo. Esattamente, quindi i casi li citeremo sicuramente, ma faremo un processo inverso. Prenderemo il fenomeno, per aiutarci a capire il fenomeno, eventualmente citeremo dei casi. Faremo un po' il contrario di quello che avviene oggi, dove viene, faccio un esempio, avviene l'evento Alice Neri e si parte da lì per spiegare. Faremo il contrario. Quindi a breve vi faremo sapere, come diceva Roberta, la prima data utile in cui partiremo con la prima diretta, con il contenuto. Intanto ritorno a ringraziare Roberta Bruzzone da parte di tutto il mio, grazie, gruppo, perché questa cosa è dedicata interamente al nostro gruppo. Buon proseguimento, non ti dico di vacanze perché stai lavorando anche lì, ho visto le date del tour. Diciamo che non sono molto ancora in vacanza, spero nella seconda metà. Lo vedo in tutti i libri. Tra l'altro, ecco, un'altra cosa che voglio consigliare a tutti, e visto che a ottobre abbiamo il processo di appello per il processo Mollicone, e nel mio gruppo Roberta se ne sta parlando molto, perché abbiamo molti attori della difesa dei Mollicone che si stanno dando da fare, quindi se ne sta parlando ci molto, ci stiamo dando da fare anche noi, non ho dubbi, per quello sono più tranquillo. Comunque consiglio a tutti di leggerlo, ma non per altro, non per essere colpevolisti e innocentisti. Noi siamo rispettosi e questo lo scrive anche. Ma guarda, il libro nasce dall'obiettivo di raccontare quello che è successo. Poi ognuno può fare la propria opinione, ma gli atti sono quelli, quelle cose sono. E la sentenza è quella. Ci sono le vere parole dei vari protagonisti. Esattamente. Poi fate voi, per carità. Esattamente. Poi, dopodiché, come scritto dalle autrici
e come io sposo sempre, noi siamo come cittadini nel dovere di rispettare una sentenza emessa dal popolo nel nome del popolo italiano, ma sempre come cittadini abbiamo il diritto di criticarle. Questo direi che è sacrosanto. Detto questo, io Roberta ti saluto, ti ringrazio. Grazie. Ancora. E saluto tutti. Come avete visto, ve l'avevo promesso, siamo riusciti ad avere questo grande regalo da Roberta Bruzzone. A presto con il lancio delle favole da incubo. Allora, buon proseguimento, Roberta. Grazie. Ciao. A tutti. Ciao. A te. Ciao.